siamo in zona artigianale Brancadoro, Casette Rete, comune di Sant'Elpidio a Mare, per questo 15° trofeo città di Sant'Elpidio a Mare, organizzato dal gruppo ciclistico La Montagnola Porto Sant'Elpidio, 7° Memorial Dottor Nazareno Trobbiani, 15° Memorial Nello Marchionni, gara per esordienti di primo e secondo anno, una classica oramai da tantissimi anni questa giornata del ciclismo giovanile che si svolge, come abbiamo detto, presso la zona artigianale Brancadoro, organizzata dal gruppo ciclistico La Montagnola con il patrocinio della città di Sant'Elpidio a Mare, assessorato allo sport. Dicevamo una classica tradizionale per quanto riguarda il ciclismo giovanile, una classica che vedrà impegnati nella prima gara, quella di esordienti di primo anno, ben 41 corridori, tracciato di 25 km, 12 giri del percorso. Ultime raccomandazioni che arrivano dai direttori sportivi, vediamo inquadrata Tania Belvederesi dell'Associazione Ciclistica Recanati, abbiamo visto anche il presidente del club Sant'Agostino, tanta la partecipazione anche di corridori da fuori regione per questa gara molto importante. Fa abbastanza caldo, anche se il cielo è velato in questa mattinata che precede proprio la gara di esordienti, ma c'è tanta voglia di fare bene. La Montagnola, la società con 42 anni di attività alle spalle, una società molto longeva che quest'anno si è dedicata moltissimo al ciclismo giovanile, soprattutto a quello riguardante i giovanissimi. La spinta avuta da Orazio Bracalenti, è venuto a mancare nel 2011, è stato un testimone molto valido per una nuova generazione che ha voluto essere molto vicina al ciclismo giovanile. La nuova squadra è stata improntata nel miglior modo possibile e oggi a livello organizzativo ci sarà questa prima gara. Ricordiamo poi il 19 luglio a Cretarola il Memorial Roberto Moretti, sempre per esordienti, prova valida per l'assegnazione della maglia di campione provinciale, poi il 1 agosto una gara solo per giovanissimi a Bivio Cascinare che concluderà a livello organizzativo un'estate importante per quanto riguarda il gruppo ciclistico La Montagnola. Ci avviciniamo dunque qui in zona Brancadoro a quella che sarà la prima gara, abbiamo detto esordienti di primo anno, 41 i corridori a prendere il via, tanti corridori anche da fuori regione, per una gara sempre insidiosa su un tracciato pianeggiante di qualche chilometro, da ripetere abbiamo detto 12 volte, per un totale di 25 km, 2 km e 100 metri in pratica il tracciato di gara, e vedremo quello che potrà esprimere a livello di risultati questa manifestazione, sempre molto ambita dai tanti corridori che partecipano a questa gara di Sant'Elpidio a Mare. Anche quest'anno il gruppo ciclistico La Montagnola ha voluto riproporre qui nella zona artigianale, circuito chiuso al traffico, questa gara. Vediamo il direttore di corsa Franco Mabili insieme ai giudici di gara, a Gianfranco Doria del gruppo ciclistico La Montagnola, ultime raccomandazioni per quanto riguarda la gara. Tra poco saremo in strada per quella che è la partenza ufficiale, vediamo corridori che ancora vanno riscaldandosi sul tracciato per arrivare naturalmente nel miglior modo possibile a quella che sarà la gara per esordienti di primo anno. Primo anno che si disputa sulla distanza di 25 km, abbiamo detto, dove c'è tanta voglia di fare bene, vediamo inquadrata adesso la Hoppy Bike di Porto Sant'Elpidio, squadra che si sta riscaldando, tanta voglia di fare bene insieme poi a chi? A coloro che vengono da fuori regione, Abruzzo, anche dal Molise quest'anno, abbiamo visto corridori dalla Puglia, insomma c'è voglia di correre, di pedalare nella zona artigianale di Sant'Elpidio a Mare per questa giornata del ciclismo giovanile che ricorda due persone molto importanti, Nello Marchionni, 15° Memorial, ma soprattutto il dottor Nazareno Trobbiani, che è stato sempre molto vicino al ciclismo, dottore di quella che era la cantina Tollo e successivamente Acqua e Sapone, dottore che ha preso parte anche a manifestazioni importantissime come il Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna e tante classiche. È venuto a mancare 7 anni fa, viene ricordato ogni anno qui a Porto Sant'Elpidio, dove qui a Sant'Elpidio a Mare, scusate, dove ha prestato anche in anni addietro anche la professione di medico all'interno di questa gara. Stiamo per partire, Franco Mabili, direttore di corsa, bozza un sorriso perché è uscito anche il sole, giornata che si fa calda, pronti però per la partenza di questa bellissima gara qui nella zona Brancadoro a Sant'Elpidio a Mare. La macchina precorsa è già pronta, i corridori vanno schierandosi dopo aver effettuato la prova rapporti, ecco stiamo vedendo gli ultimi che stanno portando a termine la loro mansione nella prova rapporti e poi ci si schiera su quella che sarà l'ipotetica linea di partenza per quella che poi sarà invece la partenza ufficiale.
prova rapporti per quanto riguarda gli esordienti di primo anno, poi anche gli esordienti di secondo anno, ultime raccomandazioni e poi l'avvio ufficiale per questa gara, dicevamo molto ambita. Ecco l'ultimo corridore alla prova rapporti che si va a stirare su quella che sarà poi anche la linea d'arrivo. Biciclette tirate al lucido, i ragazzini ci tengono moltissimo. Arriva anche il foglio, la firma alla foglio di partenza. Abbiamo visto il presidente, il vicepresidente regionale sulla linea del traguardo insieme al consigliere regionale Marco Marinuk, abbiamo visto il presidente provinciale Marco Lelli, insomma tutto ormai pronto per la partenza di questa gara. Eccoli qui ragazzi schierati, ecco le ultime raccomandazioni che arrivano. Massimo Romanelli era il vicepresidente regionale, presente dunque lo staff della federazione in gran numero per questa gara molto molto sentita e molto ambita. Siamo alla partenza degli esordienti di primo anno, 12 giri del tracciato di gara, 25 km complessivi per quanto concerne la prima gara in programma quest'oggi qui nella zona artigianale Brancadoro di Sant'Elpidio a Mare. Vediamo le maglie dello Sporting Club Sant'Agostino, abbiamo visto le maglie gialle e rosse della Ciclistica Recanati, scap per Fabbricati Foresi, Euronix e Merida. È partita la prima gara, dunque primo giro dei 12 in programma. Ci si lancia subito a forte velocità alla ricerca di buone posizioni, qualcuno attende a ritroso, vedremo quello che potrà darci, l'indicazione che ci potrà dare questa gara. Siamo intanto con una fuga di 4 corridori, attenzione se ne vanno in 4, sono il dorsale numero 4 Lorenzo Rapari della SCAP Foresi Prefabbricati Euronix Merida, il dorsale numero 6 Filippo Dignani sempre della stessa squadra, il dorsale 18 Antonio Rocco della Ciclistica Santimoteo, formazione molisana, e il quarto corridore in fuga è Gianmarco Garofoli della Club Sant'Agostino. La fuga prende subito spazio rispetto al gruppo e dunque siamo già nell'arco di 20 secondi di vantaggio. Eccolo il gruppo che ha un ritardo di 20 secondi nei confronti dei quattro corridori al comando, li ricordiamo: Lorenzo Rapari, Filippo Dignani, Antonio Rocco e Gianmarco Garofoli, questi gli uomini al comando di questa gara esordienti primo anno. Ci sono anche delle ragazze in gara, poi vedremo anche la classifica alla femminile, vediamo i direttori sportivi appostati lungo il tracciato di gara dispensare consigli, ma rimangono sempre quattro uomini al comando, saldamente quattro uomini al comando. Davanti vediamo le maglie della SCAP con Filippo Dignani, poi vediamo Rocco, Garofoli e a chiudere con il numero 4 Lorenzo Rapari. Questa è la testa della corsa e questo è il gruppo. Il vantaggio aumenta da parte dei 4, adesso tocca i 45 secondi con il gruppo che per il momento è incapace di andare a chiudere il buco che si è formato proprio in testa alla corsa con i quattro uomini che sono al comando. Vediamo se qualcuno riuscirà ad insediarli, intanto i genitori discutono degli atleti in gara. Siamo all'inizio del quinto giro, sembra con Rocco a fare l'andatura, poi si sposta, torna al comando Lorenzo Rapari della SCAP per Fabbricati Foresi Euronix Merida, dietro di lui c'è Filippo Dignani, poi abbiamo visto Rocco, il corridore molisano delle Santimoteo, e poi questo è il gruppo che perde ancora rispetto ai quattro uomini al comando, perde ancora, siamo adesso con un ritardo di 50 secondi, gruppo che prova, dicevamo, di inseguire, ma non sempre si è convinti di andare all'inseguimento dei quattro uomini al comando, e allora la situazione non muta con quattro uomini al comando che continuano a mettere margine importante tra sé e i più immediati inseguitori. Ora è Dignani a scandire il ritmo in testa alla corsa dei quattro uomini al comando, due della SCAP Foresi Prefabbricati Euronix Merida, uno del Club Sant'Agostino, uno della formazione Santimoteo, quella che abbiamo detto molisana, che è venuta a correre qui a Sant'Elpidio a Mare in zona Brancadoro. La situazione adesso vede i quattro al comando con un vantaggio di 50 secondi rispetto a questo gruppo che insegue proprio la testa della corsa. Si passa ancora nella zona traguardo, siamo a metà gara con Garofoli che adesso è andato a scandire il ritmo davanti, inseguito da Rocco, poi la tandem della SCAP, gruppo che a questo passaggio paga un ritardo di un primo e tre secondi. Attenzione, il gruppo adesso ha un ritardo di un primo e tre secondi rispetto ai quattro uomini al comando. Situazione dunque che si fa molto interessante per quanto riguarda la fuga, con le maglie della SCAP adesso davanti, Dignani, poi Garofoli, lo vediamo inquadrato adesso, segue Rocco e va a chiudere con il numero 4 Lorenzo Rapari. Gruppo che adesso occupa tutta la sede stradale, il vantaggio rimane immutato, superiore al minuto rispetto ai quattro uomini al comando, gruppo che sembra aver abbandonato l'idea di poter
tornare in pratica sulla testa della corsa. Qui i cambi invece sono regolari, adesso è Dignani, poi vediamo Rocco, Garofoli e Rappari, i quattro uomini al comando. Vantaggio che si mantiene sempre oltre il minuto, gruppo che non sembra viaggiare con la stessa linea dei quattro uomini al comando, che però tra poco potrebbero anche studiarsi per organizzarsi per la volata. Abbiamo detto due maglie della SCAP, ci potrebbe essere anche un gioco di squadra per quanto riguarda la formazione della SCAP. Intanto inizia il decimo giro, due giri al termine con Dignani al comando, seguito da Garofoli, Rappari e poi il molisano Rocco della Santimoteo. Questo è il gruppo, situazione che rimane stabile, vantaggio che scende un pochettino a 47 secondi e poi si rialza a 55 secondi, vantaggio che però il gruppo, anzi svantaggio che il gruppo non riesce proprio a colmare nei confronti dei quattro uomini al comando che sono andati via in pratica in prossimità del primo giro, se ne sono andati e il gruppo non ha più ripreso nessuno. Abbiamo visto tra gli spettatori anche, mentre inizia l'undicesimo giro, abbiamo visto tra gli spettatori anche il presidente dei giudici di gara delle Marche, ovvero sia Emanuele Senzacqua, pronto ad organizzare nel mese di agosto il Memorial Baracco Paponi a Petritoli per quanto concerne il ciclismo juniores. Siamo ormai alle fasi finali, ultimo giro, si studiano i quattro alla comando, parte Dignani, subito ad inseguirlo Garofoli, si mette anche a ruota Rocco e anche a Rappari. C'è stato un attimo in cui si erano fermati, si stanno studiando per quella che è la volata finale, transita adesso anche il gruppo al suono della campana, ultimo giro anche per il gruppo, ultimo giro anche per il gruppo, attendiamo la volata dei quattro uomini alla comando che stanno monopolizzando questa prima gara per esordienti di primo anno. Ci avviciniamo a quello che è l'arrivo, eccolo qui. Vediamo i quattro, la volata parte lunghissima con Rocco al comando, attenzione Antonio Rocco, Santimoteo, ma viene rimontato da Filippo Dignani, va Filippo Dignani e vince Dignani davanti a Rocco, terzo Garofoli, quarto posto per Lorenzo Rappari, dunque successo per Filippo Dignani della SCAP, la volata del gruppo è appannaggio di Gioele Palezzone davanti a Palmieri, poi Vitale, Stacchiotti, De Laurentiis e Pieri, questi i primi dieci, dunque successo per Filippo Dignani che ha impiegato 39 minuti alla media oraria di 38.462. Dunque successo per la SCAP Foresi Prefabbricati Euronix Merida con Filippo Dignani davanti ad Antonio Rocco della ciclistica Santimoteo, terzo posto per Garofoli, quarto per Rappari. E adesso attendiamo di portare ai nostri microfoni il vincitore Filippo Dignani della SCAP Foresi Prefabbricati Euronix Merida. Vediamo i trofei che saranno assegnati con una bella premiazione come sempre dal gruppo ciclistico La Montagnola, società organizzatrice. Aspettiamo dunque il vincitore mentre siamo nel corso della premiazione. Appena naturalmente verrà terminata la premiazione con gli ospiti che vediamo adesso premiare, questa è la moglie Maria Grazia del dottor Trobbiani, cercheremo di sentire le impressioni del vincitore che arriva in questo momento a tirare la coppa più grande da Rosina Trobbiani, ovvero sia Filippo Dignani della SCAP Prefabbricati Foresi Euronix Merida. Filippo Dignani si è aggiudicato la gara esordienti primo anno qui a Casette Dete, siete andati in fuga in quattro, eravate due compagni di squadra, come avete gestito quel finale che non era sicuramente facile? No, sì, prima vorrei ringraziare gli organizzatori che sono stati grandiosi e la gara sì è andata molto bene, è andata come l'avevamo prevista io e il mio compagno e l'allenatore. A un certo punto però siete rimasti in quattro, avete sempre guadagnato rispetto al gruppo, nel finale avete un po' rallentato perché naturalmente bisognava giocarsi il finale, come vi siete organizzati tu e Rappari? Sì, ci siamo organizzati che lui doveva partire sugli ultimi chilometri, doveva provare ad andare via da solo, però non ci è riuscito e ho provato io la volata. Sei contento? Sì, sono molto contento e vedrò nel futuro se potrò riuscire a fare qualcosa di più. E siamo adesso alla seconda gara, quella riservata per gli esordienti di secondo anno. Al via saranno 43, impegnati su 35 km, 17 giri del tracciato di gara, in pratica lo stesso che ha visto prima in scena gli esordienti di primo anno, però naturalmente 5 giri in più fanno 10 km in più. È chiaro che adesso ci si gioca qualcosa di importante, si sale di categoria e vedremo naturalmente quello che potranno dare i corridori anche a livello di risultato. Bella la prima gara con la fuga a 4, con la vittoria di Dignani, adesso vedremo quello che potrà succedere, i giudici intanto consulto tra di loro
Stiramento già pronto, vediamo le maglie dell'Alma Juventus Fano in prima fila, Club Sant'Agostino, poi le altre maglie che andranno a contraddistinguere questa manifestazione. Insomma, vedremo quello che succederà con 43 corridori al via, chilometri da percorrere 35, diluiti in 17 giri del tracciato. Fa caldo, fa molto caldo quest'oggi qui in zona, nella zona artigianale Brancadoro a Casette d'Ete, anche se il cielo diventa sempre di più nuvoloso e può minacciare pioggia. Tutto ormai pronto per la partenza ufficiale degli esordienti di secondo anno. Arrivano anche le foto per chi in questo momento è in gara, tutti sono felici e contenti, tra poco i corridori li vedremo in gara per capire quello che potrà succedere. Parte la seconda gara, abbiamo detto 43 corridori al via impegnati sulla distanza di 35 km, pari a 7 giri del tracciato di gara. Si parte di buona lena anche in questa situazione, si avvantaggiano tre corridori, attenzione, sono tutti e tre dell'Alma Juventus Fano, provano ad andare via, tre corridori dell'Alma Juventus Fano. E questa non è una bella notizia per gli altri concorrenti, tra questi c'è anche Michael Grisanti col dorsale numero 10, poi abbiamo visto Vittorio Aluigi con il dorsale numero 8 e Federico Buschi con il dorsale numero 6. Questi sono i tre uomini dell'Alma Juventus Fano che provano ad evadere fin dalle prime battute dal gruppo. Rimane al comando un solo corridore, adesso rimane al comando solo il dorsale numero 10, Michael Grisanti, Alma Juventus Fano, dietro prova ad inseguire con 15 secondi di ritardo Paolo, il dorsale numero 17, si tratta di Paolo Caletti che prova ad inseguire il battistrada. Dunque situazione che si sta già evolvendo in questi primi giri con Michael Grisanti che prova a fuoriuscire dal gruppo. Il vantaggio per il momento è minimo del portacolori dell'Alma Juventus Fano, eccolo qui inquadrato proprio in questo momento, transita adesso con un vantaggio che va aumentando, dietro il gruppo si va ricompattando, attenzione, rimane sempre Caletti fuori dal gruppo, ma il gruppo è lì pronto a piombargli addosso. Intanto Grisanti può contare in questo momento su un vantaggio di 23 secondi sul più immediato inseguitore e 34 sul gruppo. Gruppo che prova a rilanciare la propria azione per riportarsi sul battistrada con le maglie dell'Alma Juventus Fano, però che cercano di tamponare ogni tipo di tentativo di andare a riprendere il corridore in solitaria. Qualche corridore perde intanto le ruote dei migliori, vediamo gli atleti dell'Hoppy Bike e poi altri atleti in gara. Situazione comunque tutta quanta da vivere qui nella zona artigianale Brancadoro per quanto riguarda guarda gli esordienti di secondo anno. Eccolo qui Michael Grisanti sempre saldamente al comando, dietro la situazione rimane sempre molto fluida, spinge molto bene sui pedali Grisanti, eccolo che arriva il primo più immediato inseguitore, ma il gruppo è lì, attenzione, pronto a cercare di rilanciare la propria azione perché il vantaggio di Grisanti inizia ad essere importante, abbiamo detto sui 35 secondi il vantaggio per il portacolori dell'Alma Juventus Fano nei confronti del gruppo, preceduto da un solo atleta che però potrebbe essere risucchiato a momenti. Ancora Grisanti al passaggio, siamo intorno al quinto giro quando transita in questo momento Michael Grisanti sempre al comando. Dal gruppo intanto provano a fuoriuscire altri corridori, c'è stato intanto l'arrivo anche di un corridore dell'Alma Juventus Fano alle spalle delle battistrada, gruppo che occupa tutta la sede stradale e che non riesce a fare l'andatura che vorrebbe alla ricerca delle battistrada. Ci si muove ma non è facile andare a riprendere il battistrada considerando che ci sono molte maglie dell'Alma Juventus Fano pronte a tamponare ogni tipo di situazione. Tra poco saremo in grado anche di descrivervi quale sarà la situazione migliore per quanto riguarda la gara esordienti secondo anno. Ed eccolo qui Michael Grisanti sempre al comando, dietro non si vede più nessuno, aumenta il vantaggio del battistrada circa sui 40 secondi rispetto al gruppo che si è ricompattato ormai alle spalle del battistrada ma che non sembra avere la forza per andare a riprendere proprio il fuggitivo. Grisanti sempre saldamente al comando, il portacolori dell'Alma Juventus Fano in questa seconda gara qui in zona artigianale Brancadoro di Sant'Elpidio a Mare del 15° trofeo città di Sant'Elpidio a Mare per quanto riguarda la categoria esordiente di secondo anno. Eccolo qui Michael Grisanti che transita ancora, vantaggio commenta, gruppo che in pratica si è ricompattato alle spalle del battistrada che continua a mulinare bene sui pedali, non sente fatica nonostante sia in solitario e quindi in ava scoperta da molti chilometri, stiamo parlando della categoria esordiente quindi lo sforzo è sempre importante. Eccolo ancora Michael Grisanti
che si appresta all'ennesimo giro. Abbiamo detto sono 17 i giri in programma quest'oggi qui a Sant'Elpidio a Mare, gruppo che si è ricompattato alle spalle di Grisanti e che accusa un ritardo di 45 secondi rispetto al battistrada. 45 secondi il vantaggio di Grisanti, ben protetto dai compagni di squadra dell'Alma Juventus Vano. Sembra inattaccabile per il momento almeno la prima posizione, quella di Michael Grisanti. E siamo all'ennesimo passaggio della battistrada. Michael Grisanti, abbiamo detto vantaggio importante per lui, si volta anche con il gruppo, si gira in questo istante, attenzione perché sulla curva due corridori finiscono a terra, che peccato. Uno è il dorsale 17, abbiamo visto finire per terra senza conseguenze, però sempre non è mai piacevole cadere in queste situazioni, non è mai piacevole soprattutto per i corridori che sono in corsa. Arrivano subito i soccorsi, sembra nulla di grave, anche il dottore va a vedere cosa è successo alla dorsale 49 del club Sant'Agostino. Dorsale 49 del club Sant'Agostino, si tratta di Paolo Marchetti. Ma noi torniamo in corsa perché sostanzialmente è stata solo una caduta. Grisanti rimane sempre alla comando saldamente con il gruppo segnalato con un ritardo di 40 secondi rispetto alla battistrada. Ancora Grisanti, siamo all'ultimo giro con Grisanti che è veramente sempre di più saldamente alla comando. All'ultimo giro il gruppo alle spalle di Grisanti ha un ritardo ancora importante di 40 secondi di ritardo di Grisanti a quel gruppo. Ci avviciniamo all'arrivo con Michael Grisanti dell'Alma Juventus Fano, che va a vincere in 55 minuti alla media oraria di 38-182. Primo Michael Grisanti, la volata del gruppo alle spalle di Grisanti. Si classifica Federico Quattrini del pedale Tiravallese, che precede Nicola Stiola, Vittorio Luigi, Federico Buschi, Francesco Sacchini, Antonio Luigi Laperuta, Valeria Pompei, Chiara Volpi e Gabriele Fuschi. Questi primi 10, eccolo il vincitore Michael Grisanti. Davvero una prova importante la sua, perché se n'è andato al secondo giro, prima insieme a due compagni di squadra, poi in solitario, ed è andato a piazzare la stoccata vincente proprio qui a Sant'Elpidio a Mare, in questa classica per esordienti di secondo anno. Vediamo le prevenzioni, il presidente provinciale Marco Lelli che consegna la coppa. Arriva ora Rosina Trobbiani con la coppa per il vincitore. Arriva adesso Michael Grisanti, Alma Juventus Fano, che prende la coppa del vincitore. E adesso sentiamo l'intervista realizzata proprio con Michael Grisanti. Michael Grisanti, si è giudicato la gara qui a Casette Dete per gli esordienti di secondo anno, te ne sei andato, non ti hanno più preso. Sono molto contento del risultato e infatti ringrazio soprattutto i miei compagni. E questa è la seconda volta che vengo qua a Casette Dete e niente, sono molto contento, ringrazio non solo i compagni ma anche il mio allenatore sportivo. Come è nata l'idea di andare in fuga? Non era facile perché avete gareggiato su un terreno pianeggiante. Sì, infatti nei terreni pianeggianti di solito si arriva sempre in volata, però se c'è la fuga i velocisti sono favoriti. Sì. Sei contento allora di questa vittoria? Da qui in avanti ci saranno tante altre gare, dove vuoi arrivare? Sì, sono molto contento di questa vittoria, poi dopo in futuro vedrò. Dopo l'intervista con Michael Grisanti, Rosina Trobbiani e Maria Grazia, la moglie del dottor Trobbiani, vengono omaggiate dagli organizzatori con un bellissimo omaggio floreale. Le due donne del ciclismo di Sant'Elpidio a Mare quest'oggi in casa della Montagnola, società organizzatrice, che non fa mancare l'affetto proprio a loro consegnandogli questo omaggio floreale. Adesso andiamo ad ascoltare ai nostri microfoni proprio le due donne, Rosina Trobbiani e Maria Grazia, la moglie del dottor Trobbiani, e poi gli ospiti che sono intervenuti a questa bellissima manifestazione. Rosina Trobbiani non poteva mancare quest'oggi qui nella zona artigianale di Casette Dete per questa giornata del ciclismo giovanile, dove si ricordano persone a lei molto importanti, con lo spettacolo dei più giovani e con la grande organizzazione del gruppo ciclistico La Montagnola. Sì, mi fa tanto piacere veramente questa gara, perché mio fratello veramente, che è morto 7 anni fa, era proprio, seguiva le gare, e poi mio marito, perché sono due amori veramente per me cari.
Ricordarli con i più giovani è sempre molto importante. Tantissimo, lo sport per me è una cosa veramente bella, sia per i giovani sia per i nostri cari, veramente cari, mio fratello e mio marito. Cosina, sempre impegnata per il sociale, cosa bolle in pentola in questo momento? Io sono sempre tanto impegnata veramente per il sociale. In India adesso vado sola perché ho fatto l'ultimo viaggio a novembre. Adesso sto sulla terapia del dolore della ISAL, perché perciò sto sempre sul sociale. Mi fa piacere perché oggi veramente essendo tante persone malate e il dolore è sicuro, veramente. Perciò io sto sempre sul sociale. E non solo sul sociale, ma anche nelle manifestazioni che contano, perché ti abbiamo visto impegnata anche in Donna Rosa a Porto Sant'Elpidio. Sì, Donna Rosa, pari opportunità, direttivo regionale, presidente ANAP. Sì, mi fa piacere tutte queste cose qui. Cercherò per i giovani aiutarli sempre di più. E questa gara la farò sempre per i miei cari e per tutti i giovani della zona, di tutta Italia. Qui a Casette Rete si ricorda oggi la figura di Nazareno Torbiani, un dottore che ha dato la sua vita per lo sport e soprattutto per il ciclismo, impegnato in tanti giri d'Italia, Tour de France, gare molto importanti. Siamo con la moglie Maria Grazia, un ricordo a 7 anni di distanza, è sempre bello farlo. Il ricordo è sempre vivo, perché lui ha dedicato la sua vita al mondo dello sport. Gli piaceva tutti i tipi di sport, ma in particolar modo il ciclismo, perché poi lo praticava il figlio. E, devo essere sincero, ogni volta che io vedo per strada, anche in televisione, delle gare di ciclismo, il pensiero torna sempre a lui, che ha dedicato proprio la sua vita. Lui ha fatto delle gare importanti, ha seguito delle squadre a livello diciamo professionistico, quindi Tour de France, Vuelta, insomma lui praticamente ha dedicato la sua vita. Questo è un ricordo che ho sempre di lui, che parlava dello sport e si illuminavano gli occhi. Comunque mi fa piacere ogni anno venire qui e ricordarlo. Classifica: primo anno esordienti donne, prima classificata Giulia Giuliani, seconda Giulia Dapo, terza Fabrizia Di Nicola. Per quanto riguarda il secondo anno donne allieve, vittoria per Valeria Pompei davanti a Chiara Volpi e a Sara Rossi. Marco Lelli, presidente provinciale Federazione Ciclistica Italiana, quest'oggi qui a Sant'Elpidio a Mare per questa giornata del ciclismo giovanile organizzata dal gruppo ciclistico La Montagnola. Davvero belle gare, abbiamo visto gli esordienti che se la sono proprio data di santa ragione nel senso sportivo, hanno onorato le due prove e sono state due bellissime gare. Indubbiamente questo è un appuntamento ormai consueto del calendario provinciale. È un bellissimo giorno dedicato al ciclismo giovanile, organizzato dal gruppo ciclistico La Montagnola di Porto Sant'Elpidio, qui nella zona industriale Brancadoro. Nel pomeriggio chiaramente anche i giovanissimi poi daranno spettacolo in relazione a questo tipo di gara. Un bellissimo appuntamento con dei ragazzi di ottima qualità, perché stiamo vedendo anche che i ragazzi che praticano l'attività esordienti poi alla fine stanno veramente migliorando e stanno diventando di buona qualità. Ciclismo che entra nel vivo, la stagione proprio può esplodere nel miglior modo possibile. Speriamo, sì. Devo dire che quest'anno c'è stato il recupero di qualche gara nel calendario, qualche gara in più rispetto allo scorso anno, più o meno. Noi nel comitato provinciale abbiamo sempre avuto un calendario abbastanza cospicuo di gare, poi arriveranno gli appuntamenti importanti, quelli internazionali per Elite Under 23, e quindi l'attività sarà come sempre all'insegna delle grandi organizzazioni, oltre all'insegna del giovanile. Consigliere regionale Federazione Ciclistica Italiana Marco Marinuc, oggi qui a Sant'Elpidio a Mare per questa giornata del ciclismo giovanile. Ci siamo divertiti con gli esordienti e nel pomeriggio lo faremo con i giovanissimi. Sì, esatto, una bellissima manifestazione oggi qui a Sant'Elpidio a Casette Rete. E un grazie da parte nostra va all'organizzazione, che comunque sia fa sempre dei grandi sacrifici e viene ripagata vedendo tanti giovani gareggiare. Nel pomeriggio, come hai detto tu, lo spettacolo continua con i giovanissimi, quindi con la categoria inferiore, e quindi auguriamo un buon proseguimento.
Siamo entrati, dicevamo anche prima con Marco Lelli, nel momento clou della stagione, le gare aumentano anche per i più giovani che fino a settembre avranno modo di mettersi in luce. Sì, siamo entrati in un periodo particolarmente impegnativo dove comunque sia le gare ci sono, quindi finisce anche la scuola per i più piccoli e quindi si possono divertire e godersi un po' le vacanze estive. Massimo Romanelli, vicepresidente Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale, quest'oggi qui a Casette d'Ete, davvero una bella giornata del ciclismo giovanile, come sempre organizzato nel miglior modo possibile dal gruppo ciclistico La Montagnola. Sì, una giornata davvero piena oggi, abbiamo cominciato questa mattina con gli esordienti, primo e secondo anno, due bellissime gare, molto combattute. Faccio i complimenti ai ragazzi che si sono impegnati davvero allo spasimo nelle due manifestazioni, hanno anche dato spettacolo, questo a dimostrazione che anche in queste categorie è piacevole per chi viene a vederle, assistere a questo tipo di manifestazioni. Poi nel pomeriggio la gara giovanissimi, partecipatissimo, perché ho visto l'elenco iscritti, oltre 250 iscritti, organizzazione impeccabile devo dire, su un percorso che si presta tantissimo per queste categorie. Quindi ringrazio la Montagnola e gli faccio i complimenti e speriamo di trovare sempre organizzazioni di questo genere. Nuova carrozzeria Ceretani Sandro, via San Giuseppe, Sant'Elpidio a Mare. Ceretani Car, vendita auto nuove e usate multimarche. Zona Triangolo, Monte Urano. Per informazioni 0734 84 11 53 oppure info@ceretanicar.it. Quattrofor ha ideato e realizzato il supporto per smartphone, per tablet, per notebook. Non è mai stato così semplice, funzionale e piacevole interagire con il tuo smartphone. Chiama, scrivi, visualizza, gioca con un touch. Vai su www.quattrofor.eu e sarà tuo. Scopri anche tutti gli altri prodotti firmati Quattrofor. www.quattrofor.eu, anche su Facebook e Twitter. Hai un cuore sportivo? Scegli il tuo partner. GM Sport ti offre produzione di abbigliamento sportivo personalizzato, serigrafia, servizi di ricamo ed inoltre cartellonistica, pannelli premiazione, stampa su automezzi, striscioni, bandiere, gagliardetti, tutto all'interno dell'azienda, senza intermediari e con la competenza che li contraddistingue. GM Sport è anche i migliori marchi presenti sul mercato. GM Sport è a Ponzano di Firmo, in via Ancona 35. GM Sport, il tuo partner di fiducia. Cicli Baldoni, da 37 anni al servizio del ciclismo. Colnago, Bianchi, Bottecchia, per il tempo libero, Bottecchia, Bianchi, Giant, Adriatica, riparazioni di tutti i generi. Cicli Baldoni, a Porto Potenza, lungo la statale 16 Adriatica, 0733 68 63 11, oppure potete contattare Cicli Baldoni alla email ciclibaldoni@libero.it. In questo giorno appiccicoso di caucciù, sono seduto in cima a un paracadute.